Uno, due, tre. Tre volte così, però vabbè. Bella ragazzi, bentornati sul canale di Granas. Sono Xenic e sono tornato dopo tanto, tanto, tanto tempo. Tanto, tanto no. Però sarà. Scusa, ho mangiato la colomba. No, non mi sono fatto così, ma in realtà non ho tolto nulla dai denti. Ho i denti bellissimi. Non è vero. E sarà tanto il tempo in cui probabilmente sarò molto meno attivo sul canale. Perché? Perché ho trovato lavoro e il lavoro non è a Roma, è a Santa Marinella in un hotel e ho vitto alloggio lì. Anche perché è un'ora di treno e attaccando alle 10, staccando alle 23 più o meno, ovviamente c'ho la pausa in mezzo, non posso tornare a Roma perché non ho i mezzi per farlo e con la macchina neanche mi converrebbe, sarebbero tipo 20 euro di benzina a botta, quindi lavorerei per portare la macchina al lavoro. Come dici Salvo, lavori la macchina per farti. No, lavori la macchina. Lavori per comprarti la macchina per andare al lavoro. E io sono veramente trasgressivo, quindi non lo faccio, ho vitto alloggio là e ho tipo quelle 2 orette, se mi dice bene, di pausa il pomeriggio, ma purtroppo non posso portarvi video comunque perché non c'è il wifi in camera, non ho un computer, non ho una PlayStation, non ho un Xbox, non ho un cazzo. Quindi quando magari avrò il giorno di riposo tornerò qua e registrerò qualche video con Darryl probabilmente. E quindi boh, vabbè, in qualche modo riuscirò a essere attivo, perlomeno ci proverò comunque ad essere un po' attivo sul canale, anche perché mi rodo abbastanza il culo abbandonarlo così a buffo per 3 mesi, anche se il lavoro comunque penso che ora come ora sia una cosa abbastanza importante per me, anche perché devo fare qualche soldo, finalmente. Potrò anche comprarmi una console nuova, perché sto ancora con la 360. E niente, vabbè, volevo parlarvi un po' di queste cose qua e soprattutto volevo parlarvi del Romix. Quello che vi volevo dire appunto, volevo parlarvi di dopo il Romix. Intanto c'ho tipo il fumo delle discoteche che mi esce da sotto. Volevo parlarvi del Romix, perché non abbiamo fatto un vlog vero e proprio su come è stata l'esperienza Romix. Allora, l'esperienza Romix è stata molto bella, soprattutto per quanto riguarda il fatto dei fan che ci sono venuti a salutare, ci hanno chiesto le foto, gli autografi, hanno portato delle pere a Darryl e niente, cioè è stato veramente fantastico. Abbiamo comunque legato molto di più con i youtuber che già avevamo conosciuto al Games Week, due persone in particolare con cui diciamo ho legato, a parte che ho legato con tutti, ma due con quelli con cui ho parlato di più sono appunto Gabbo, il suo amico Matte, che saluto, e Johnny Creek è un taglio. Abbiamo avuto anche, vi racconto di questa bellissima esperienza. Allora, stavamo andando a Campo dei Fiori, è arrivato Anima in hotel. Eravamo in macchina con Darryl, Johnny Creek e Marza, non so se lo conoscete. E in pratica eravamo in quattro, in macchina, una macchina che ha quattro posti. E niente, a una certa Chicken Frax ha detto: guarda, dovete andare a prendere Anima perché non sa come venire. Vabbè, andiamo a prendere Anima, comunque speriamo che non ci fanno la multa, cioè che non gliela fanno a Darryl, scusate, perché era lui che guidava. Speriamo che non ci fanno la multa e prendiamo Anima, tutto a posto, eh. Che poi eravamo quasi arrivati a Campo di Fiori quando ci hanno detto, quindi abbiamo dovuto fare un giro della Madonna per andare a Termini. Saluto anche Anima, è stato un piacere venirti a prendere, non ti preoccupare. Allora, niente, stiamo per tornare a Campo di Fiori su una via che comunque circumnaviga il Colosseo e ci si è bucata la ruota. È stata una bruttissima esperienza, siamo stati mezz'ora lì, io fortunatamente c'era Anima che non so perché non ce l'abbia mai detto, ma in realtà è un pit stopper della Formula 1 e ha cambiato la ruota in più o meno 10 millisecondi ed è stato veramente fondamentale per noi, con Johnny che ci ha aiutato, ci ha dato una grande mano in questa opera, passandoci i fazzoletti per pulirci le mani, quindi va benissimo così. Comunque è stata un'esperienza abbastanza traumatica, però alla fine ci siamo divertiti la sera e è stato bello rincontrare tutti, comunque legare più con tutti, parlare e tutto quanto. Li saluto tutti dal primo all'ultimo senza che li elenco perché alla fine sono una cifra. E niente, comunque il Romix è stato bellissimo, speriamo di incontrarci al Games Week, avremo numeri abbastanza più alti, spero, credo. Boh, non è per vantarmi, però alla fine la crescita è, diciamo, un po' automatica su YouTube, quindi
avremo qualche numero in più, magari ci riconosceranno più persone, avremo più tempo di vederci con gli altri, perché comunque uno abita ancora la luna, l'altro un braccio alle stelle, quindi è difficile vederci. Niente, vabbè, con questo volevo chiudere il video. Comunque cercherò di essere attivo sul canale nonostante questo impegno lavorativo. Ovviamente cercherò di portarvi un gameplay in settimana, siccome ora sto a Roma perché ho il giorno di riposo, vedo di registrare qualcosa oggi, se ho tempo. E è stato un piacere, cioè veramente è un piacere essere qui con voi. Cioè, sono parole sentite queste, nel senso è una passione che porto avanti e che comunque mi fa piacere abbia un riscontro. Quindi, boh, grazie. Intanto le casse hanno deciso di fare. Vabbè. Da Xenic è tutto, dai Granas è tutto. Vi ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook perché è veramente importante. Io ho acceso la sigaretta e mi sono fatto un tiro perché ho parlato tutto il tempo e ora è diventata così. Va bene comunque. E niente, un abbraccio grande. È veramente idiota questa cosa da fare, però un abbraccio. Bella, porco di queste casse, bella. Bella. Mi si è spinta.